Sebbene io sia un escursionista avanzato, era da anni che non mi sentivo così stanco, anche se ormai dalla fatica non mi importa più da anni, così come del dolore. Senza i farmaci non saprei tenerlo sotto controllo. Abbiamo camminato per un tempo che sembra infinito. Guardo continuamente l'orologio e ogni volta scopro che sono passati solo pochi minuti, eppure mi sembra che ogni volta passino delle ore. Mi impongo di smettere di controllarlo. A quanto manca? Ho chiesto ai miei due accompagnatori. Uno di loro era basso, magro e indossava un lungo impermeabile. Era trasparente, ma lui diceva che una volta era giallo. Dei due era il più simpatico. Ci trovavamo in enorme simpatia, finiva sempre le mie battute e, nonostante le apparenze, diceva di essere molto più grande di me. L'altro invece era il più inquietante. Era cieco, una benda gli copriva gli occhi. Per questo aveva non uno ma due cani che lo accompagnavano, dal pelo grigio. Era molto più alto di me. Purtroppo questa è la mia unica ignoranza. Non sapremo mai quando arriveremo, finché non ci saremo arrivati. Come... hai detto che si chiama questo posto? Non l'ho detto, e non lo dirò fino all'arrivo, perché nessuno lo sa. È una città in rovina, senza nome. Ma dove si trova questo posto? Alla fine del mondo, dove i tori piangono. È lì che si trova la città perduta, ed è lì che stiamo andando. Solo che ora non mi farai più domande per via del fatto che ti anticipo sempre. Però consolati, quando arriveremo me ne farai parecchie. Fu quell'altro, lo spilungone, a dirci che ci stavamo avvicinando, mentre prendevo i farmaci per il dolore. Eravamo in aperta campagna, persi tra le collinette. Lui ha iniziato a guardarsi attorno. I suoi due mastini annusavano l'aria. Lui ha guardato un punto imprecisato, oltre l'orizzonte. E a quel punto ci siamo fatti guardare e guidare da lui, da un cieco. Il posto si è fatto strano, le colline si sono appiattite fino a sparire. Era come una gigantesca pianura continua che andava per chilometri e chilometri, immersa in una strana erba alta e grigio-verde. Abbiamo camminato per quelle che sembravano ore, ma per il mio orologio sono passati solo 7 minuti. Alla fine ho avuto un piccolo dubbio. Prova a contare, mi ha detto il simpaticone. E ho iniziato a contare tutto il tempo, scandendo i secondi. Dopo aver contato fino a 1000, ho guardato l'orologio. Erano passati solo 7 minuti. Le cose erano due. O ero impazzito io. Oppure c'è qualcosa che non va nell'orologio e nel sole. Eccoci, siamo arrivati, disse il simpatico dei due. Siamo rimasti tutti e tre fermi a guardare quello che c'era davanti a noi. Un bastone alto, conficcato nel terreno. In cima al bastone, impalato sulla punta, c'era il teschio di un animale che sembrava un toro. La visione di quello strano simbolo pagano era estremamente inquietante. Oltre quel bastone c'era una specie di voragine, come una mezza sfera scavata nel terreno, un buco appiattito, un girone. L'intera zona era circondata da un cerchio fatto di sassi. Era strano, inquietante, preciso nella sua geometria. Mi sono sentito come gravato da un'enorme responsabilità nell'attraversare quel cerchio, ad entrare. Ma dentro quel cerchio non c'era un villaggio, il posto era totalmente vuoto, c'era solo il cerchio. Ogni 5 metri, in mezzo a quelle pietre, c'era un bastone. A volte sopra aveva un teschio di un toro, a volte no. Che ci fa un bastone con il teschio di un toro in un cerchio di pietre in una zona dove non vive nessuno? Ci siamo addentrati nel cerchio, ma non c'era assolutamente nulla. C'erano solo pali, bastoni, pilastri di legno, colonne, neanche una parete. Neanche un pavimento, un tetto, un monumento o una casa. C'erano solo pali, ovunque, non era rimasto altro. In cima a questi pali c'erano dei fili che li collegavano ogni tanto, e appesi a questi fili c'erano degli oggetti che, avvicinandomi, ho scoperto essere delle bambole. Bambole palesemente in rovina degli agenti atmosferici, ma i loro occhi vitrei erano ancora lì che mi fissavano, che ci fissavano tutti e tre. Ma questo sarebbe un villaggio? Non c'è niente qui. Oggi non c'è più niente. Ma una volta questa era una città estremamente potente, anche se già all'epoca non era molto abitata. Ci potevano essere al massimo 300-400 persone. Questa era la città proibita. Lo vedi quel cerchio di pietre? Nessuno poteva uscire da quel cerchio. Mai. Per nessuna ragione al mondo. C'era una sola stradina, quella da cui siamo arrivati noi, guidati da Mios, che però era usata solo per entrare. Nessuno esce mai da questa città, né vivo né morto. Quella è una strada di sola andata. Ah, ho capito. Era una sorta di culto. Li obbligavano a rimanere o li indottrinavano? Niente affatto. Loro rimanevano qui spontaneamente. Nessuno di loro, assolutamente nessuno, desiderava andarsene. Erano terrorizzati dalla barriera, la barriera della morte. È per questo che lo chiamavano il luogo dove i tori piangono. Pare che li sacrificassero per purificare quei confini. Per loro il mondo intero era una sorta di inferno. Ritenevano che l'apocalisse fosse già avvenuto e che il mondo fosse controllato da una malvagia intelligenza che rende il mondo sempre più brutto e malvagio. Per questo si sono rinchiusi qui, qui dentro.
Questo cerchio è l'unico luogo dove esiste la vita. Oltre la barriera, c'è solo la morte. Per questo la chiamano la barriera della morte. Noi siamo appena venuti dall'aldilà. Noi siamo venuti qui per ricomporre la loro storia. Per questo ci siamo tutti e tre. Mios ci ha guidato fin qui, dove nessuna mappa normale sarebbe riuscita a portarci. Tu dovrai tradurre il resto della loro storia. E tu? Io sono qui per assicurarmi che nulla andrà storto. E come fare ad accertartene? Oh, fidati. Ne sono sicurissimo, al 100%, disse sorridendo. Ma perché mi avete chiamato? Io non sono un traduttore. Io sono solo un ex escursionista. Sì, sappiamo che hai il cancro. Ti restano 9 mesi di vita. E 3 settimane, per essere precisi. Non guardarmi in quel modo. Conosco solo la tua cartella clinica. Ma tu hai qualcosa che ci serve. Io ti racconterò la storia di questa città e tu completerai il puzzle per me. In cambio io posso risolvere il tuo problema di salute. Non so come dovrei aiutarti in tutto questo o come tu possa aiutare me. Oh, tutto sarà chiarito. Dunque, questo posto un tempo era considerato l'inferno in terra. Sul serio, lo chiamavano il villaggio dei dannati nella loro lingua, che purtroppo non conosciamo più. Le persone facevano fatica ad avere figli, nascevano morti o deformi. Il tasso di mortalità infantile o di parto era elevatissimo. Anche le persone che crescevano qui erano strane. Man mano che crescevano sviluppavano una gobba sempre più arcuata. I loro occhi diventavano larghi, sporgenti ed esoftalmici, con pupille divergenti. Diventavano morbosamente obesi, al punto da avere la pelle cadente, il ventre prominente e quando camminavano il pavimento tremava e scricchiolava ad ogni passo. I villaggi vicini raccontavano ai propri figli che gli abitanti di questo posto rapivano i bambini per mangiarseli, ed erano grondanti di sudore. Un sudore oleoso e disgustoso. Il pessimo odore di questa città era pari a quello del pesce marcio, ed era possibile sentirlo a distanza. La gente ne parlava come di un posto vomitevole. Le strade erano sporche, piene di liquami dei mercati comuni del villaggio bagnato dalla pioggia. Una pioggia scura, però, nera, che non lava gli edifici cadenti. Inoltre, sebbene in città non vi fossero particolari fumatori, c'era sempre come una sorta di nebbiolina fastidiosa per i polmoni, il cui odore ricorda il pessimo tabacco mescolato all'onnipresente tanfo di pesce. Questo posto non era mai illuminato dal sole. Pioveva sempre, c'era sempre una fitta nebbia. Nessuno avrebbe mai voluto vivere in un posto simile. Si pensava che fosse colpa di una qualche malattia genetica, ma a quanto pare se una coppia esterna partoriva un figlio qui, anche lui poi crescendo diventava come loro. Al massimo, se portati fuori dal villaggio, i bambini crescevano come persone normali, pienamente in salute. Anche se un minimo ricordano sempre questo posto. Tutti ricordavano questo luogo, che era dimenticato da Dio, tanto che ogni chiesa o sinagoga che si è cercato di costruire qua finiva sempre per crollare o prendere fuoco, o chissà che altro. Ma alla fine, ecco che questo villaggio improvvisamente cambiò. Perse improvvisamente le sue caratteristiche e prese vita. Non si sa perché, non è chiaro cosa è successo. Ciò che sappiamo è che improvvisamente tutte queste piaghe che lo avevano afflitto sparirono. Il sole iniziò a splendere quasi sempre qui, dando raccolti pieni e salubri, con qualche pioggia eccezionale e rinfrescante, e moderata, giusto in tempo per annaffiare i raccolti e di breve durata. Gli abitanti divennero sani e forti e prestanti, addirittura talmente belli da attrarre i cittadini altrui. Il cibo coltivato qui era il migliore. La città iniziò a popolarsi sempre di più. Era diventato un vero paradiso. Tanto che il suo nome, il villaggio dei dannati, suonava quasi una barzelletta a chi non ne conosceva le origini. Era un paradiso in terra. E gli abitanti stessi erano di una mentalità particolare. Erano tutti buoni con gli stranieri e tra di loro, disposti ad aiutarsi e a sacrificarsi per il prossimo, anche pesantemente. Erano estremamente felici, pur essendo capaci di tristezza, riuscivano sempre a trovare una soluzione. C'era cibo per tutti, lavoro per tutti, l'economia era ben calibrata. Non c'era un solo ambito che non fosse perfetto. Se ti guardi attorno, noterai che non c'è nessun cimitero. Esatto, hanno smesso di celebrare i funerali. Le leggende vogliono che abbiano trovato la ricetta dell'immortalità. Insomma, questo era un luogo meraviglioso, di persone buone, disposte ad aiutare tutti gli altri che vivevano felici e in salute. Chi veniva da fuori non voleva più andarsene. Consideravano il mondo esterno, come ho detto, un luogo infernale di perdizione, ma erano disposti a condividere il cibo con gli altri, stranieri, per spirito altruistico. I villaggi circostanti, invece, hanno iniziato ad avere disgrazie sempre più gravi. Pestilenze, carestie, siccità, deformità nei giovani o chissà che altro. Le leggende volevano che gli abitanti del villaggio dei dannati avessero fatto qualcosa, come per rubare la felicità dei villaggi altrui. Vero o non vero che sia, sta di fatto che tutta la zona attorno è diventata invivibile, e le persone se ne sono andate, oppure si sono trasferite nel villaggio che si è ingigantito. Ma mai nessuno poteva lasciare il cerchio di pietre, e avevano il terrore di farlo. Ho detto che non si celebravano funerali, forse quello che dovrei dire è che non ne avevano bisogno.
Se qualcuno doveva morire, oltrepassava la barriera della morte, andando nel mondo dei morti, ossia il nostro, dove si perdono tutte le gioie e le beatitudini del villaggio. C'erano solo queste tre regole, nulla di più. Non oltrepassare la barriera, dato che chi esce non ritorna mai, non mangiare mai mele, non venivano coltivate, solo melograni, ed infine c'era un ultimo divieto, che tutti rispettavano sempre, ma non ci è pervenuto. E che cosa è successo agli abitanti di questo villaggio? È rimasto un luogo paradisiaco per anni, e poi all'improvviso ha smesso di esserlo. Non è noto il perché, siamo qui per questo. È diventato un luogo comune, spopolato. È successo qualcosa di terribile qui. Ci sono molti luoghi nel mondo, li chiamano coven, luoghi dove persone speciali si riuniscono. Non ci vanno consapevolmente, diciamo che è il destino a portarli tutti ad incontrarsi lì. Vivono in questi luoghi sperduti che cambiano sempre luogo nello spazio e nel tempo, dove possono vivere liberi dalla loro particolarità. Questo villaggio è stato uno di questi coven, fino a quando noi non l'abbiamo trovato, e usato come base per gente dotata di capacità peculiari. Alla fine abbiamo portato tutti gli abitanti via. Il mondo sta cambiando. Adesso gli equilibri internazionali, come li conosciamo, non esistono più. Iperborea, il grande impero nato in Antartide, si sta espandendo senza sosta. Non è mai stato sconfitto militarmente. Le altre nazioni stanno venendo conquistate pezzo per pezzo. Persino gli Stati Uniti, un tempo la superpotenza del pianeta, sono caduti con una resa senza condizioni. Perché nessuno può opporsi ad armate di uomini dotati di poteri speciali, diciamo. Ma tutte le grandi civiltà hanno una fine, anche quelle più belle. Atlantide, Lemuria, Roma, Macedonia. Ogni utopia è destinata ad un crollo gigantesco, e questo tutti lo sanno. È così sin dai tempi della Bibbia, Adamo ed Eva. Non importa quanto sia perfetto il paradiso terrestre, ad un certo punto veniamo sempre buttati fuori. Non riusciamo mai a costruire quella torre di Babele che ci porta a Dio. E di solito è sempre colpa dell'uomo. Arroganza, guerre intestine, siamo sempre noi a mangiare la mela marcia, come quella dell'Eden. Proprio come in questo villaggio, dove putacaso nessuno mangiava mele, vivendo in una condizione simile a quella dell'uomo prima della caduta. Come facevano? Perché tutti noi ci ammaliamo, moriamo, mentre dentro questo cerchio di pietre le persone vivevano felici senza mai invecchiare? Oggi è sorto un nuovo impero romano, e per evitare che sia succeduto da un nuovo medioevo e una catastrofe grande quanto la sua gloria, è importante studiare il passato e capire. Ora capisci perché noi possiamo aiutarti. Se tu ci aiuti a capire come hanno fatto gli abitanti di questo posto a vivere così, noi possiamo curare il tuo cancro al pancreas e chissà quanti altri problemi. Ma perché avete chiamato me? E perché questo villaggio si troverebbe alla fine del mondo? Perché questo si trova ai confini delle mappe. Non parlo delle mappe del solo spazio, ma anche del tempo. Quando tutto il resto del mondo è spento, un abisso di distruzione, questa è l'unica isola emersa dove l'umanità sopravvive. L'unico punto della mappa che non è oscurato. Guarda, siamo letteralmente seduti nell'unico pezzo di terra dove esiste la vita. Fuori c'è solo morte. Tu non stai parlando del presente. Stai parlando del futuro o del passato? Presente, passato, futuro. Pensi a tutto come una freccia, monodimensionale. E sbagli. Io ti dico che devi scoprire che c'è anche una profondità. E poi, che differenza c'è tra passato e futuro? Tutto è come è sempre stato e come doveva essere. Io sono qui, come sapevo di essere già da anni destinato ad essere. E tu ora ti trovi qui, nello stesso luogo in cui sei nato. Sì, non hai mai conosciuto i tuoi genitori, vero? Ti hanno lasciato in quell'orfanotrofio, in Ucraina. Ti assicuro che non lo fecero per mancanza d'affetto. Loro volevano risparmiarti un destino crudele. Ti hanno portato via da questo posto perché non ne condividessi il destino. Ma ora sei l'unico a poter risolvere il tuo segreto. Ero paralizzato per quello che avevo appena sentito. Mi sono messo le mani tra i capelli. Questo posto è quello dove sono nato? Questo posto, questo cerchio dove l'umanità ha conosciuto la perfezione, vivendo come degli dèi. È il luogo dove io sono stato generato. Mi ritrovo a toccare quei pali, a camminare tra i colonnati, a guardare il cielo annebbiato, cercando di immaginare come doveva essere un tempo. Di ricordare il volto dei miei genitori. Concentrati! Questa è la tua terra. Tu puoi sentire com'era un tempo, vero? Mi sembra quasi di vederli. Ma non riesco a sentirli. È come se fossero zitti. I morti non sono mai zitti. Era la prima volta che il cieco, Mios, aveva parlato. Io ho provato a chiudere gli occhi come lui, ad ascoltare, e l'ho sentito. Ho sentito due voci che mi facevano riempire il cuore di calore. Senza saperlo, mi stavo mettendo a piangere. Mamma, papà. Non parlare con loro.
disse perentorio Mios. Non parlare mai con i morti, qualsiasi cosa ti dicano. Ascoltali e basta. Non lasciarli entrare. Io mi sono lasciato guidare dalle voci e sono andato fino ad un punto che ho visto essere il centro esatto del cerchio, il punto nevralgico del villaggio. E qui, aprendo gli occhi, mi sono ritrovato di fronte un volto orribile. Era un palo, conficcato proprio al centro esatto del villaggio, su cui era impalata la testa di una bambola decomposta. Sin da quando è nato, l'uomo vive nella sofferenza. Per ogni bene c'è anche il male. Ogni luce getta ombra. Per il solo fatto di esistere, l'uomo deve nutrirsi e quindi soffrire la fame. Per il solo fatto che è libero, l'uomo fa del male al prossimo. Perché esiste la libertà dell'uomo, esiste anche il male. Questo luogo permetteva la felicità di tutti. Assolutamente tutti i suoi abitanti erano felici e in salute, e non si facevano del male tra loro, pur avendo la massima libertà fisica e mentale. Qualcosa ha dovuto prendere quel male. No, non erano gli abitanti dei villaggi esterni, non erano neanche i tori. Affinché tutto questo male sia purificato serve un sacrificio. Non uno normale, serve una sofferenza enorme, indirizzata al più innocente di tutti. Questo è l'unico male abbastanza grande per permettere tutto questo bene innaturale. Era... E allora l'ho sentito. Ho sentito il pianto di un bambino, anzi di un neonato. Mi sono girato e ho visto la faccia della bambola, impalata sul palo, lì, al centro del villaggio. Sì, era quella la terza regola, che tutti gli abitanti dovevano rispettare. Affinché tutti stessero bene, un piccolo sacrificio andava fatto. Un sacrificio minuscolo, più piccolo di un bambino. Tutto il villaggio sopra stava bene, ma in cambio un bambino soffriva tantissimo. Viveva chiuso, come in una scatola, e qui viveva nelle peggiori condizioni. Al buio, al freddo, con pochissimi nutrienti disgustosi, abbastanza per proseguire la sua agonia, immerso nella sua stessa sporcizia, come uno scarafaggio. È stato il sacrificio. Più loro di sopra stavano bene, più lui come conseguenza ne soffriva, senza mai crescere veramente. Tutti nel villaggio sapevano di questo terribile segreto, e tutti lo accettavano. Accettavano che tutto il male doveva concentrarsi in un solo punto, affinché la maggioranza beneficiasse. Arrivati alla maggiore età, gli abitanti scoprivano questo terribile segreto e, come tutti, dovevano promettere di non aiutare mai il bambino. E tutti lo accettavano, perché sapevano bene di quanta sofferenza veniva risparmiata a chissà quanti bambini, a chissà quanti adulti e anziani. Era un piccolo sacrificio necessario. Era necessario. Tutti erano d'accordo, certo. Ma era così piccolo. Lui non c'entrava niente. Eppure tutti lo accettavano. E nessuno lasciava questo posto perché era così bello, privo delle sofferenze. Ecco chi erano i pochi che abbandonavano il villaggio. Coloro che obiettavano a tutto questo. Questo villaggio è la vita, perché all'interno del cerchio in cui il male è canalizzato nel bambino, se si esce, tutto il male viene fuori. Nessuno che ha vissuto qui dentro può andarsene e sopravvivere a lungo. Sì, si chiamava Omenas, il villaggio di dannati. E non ha mai smesso di esserlo, un villaggio di dannati. Povero piccolo. Mi sono accorto solo dopo che stavo piangendo. I due mi hanno ascoltato per tutto il tempo parlare, senza dire una parola. Sì, se sto qui il mio cancro sarà guarito, probabilmente, e vivrò in eterno. Ma appena esco, morirò. Come tutti gli abitanti del villaggio, non possiamo allontanarci dal nostro peccato originale senza appassire come piante lontane dal sole. Siamo qui da chissà quanto tempo nel mondo reale. Se uscissi probabilmente diventerei polvere. La tubercolosi ci ha uccisi più di mezzo secolo fa. È inutile. Resterò bloccato qui, per l'eternità. Avevi ragione, Zion. I miei genitori mi hanno risparmiato da un crudele fato. Probabilmente io ero il prossimo scarafaggio. Ecco perché la gente ha dimenticato il nome di questo posto, di cui sopravvive soltanto una traslitterazione maledetta, senza nome. Enom, appunto, nome. Una parola carica di significato. È come il contrario di Amen, come se volesse allontanare Dio per non mostrargli cosa abbiamo fatto qui dentro. Al vostro capo potete dire che quello che cerca non è qui. Non c'è più nessuna civiltà, non c'è più nessun bambino. È rimasto solo un cerchio di pali, di teschi e una bambola. Queste cose non sono per questo mondo, ma per un altro. Lo stesso mondo dove ha senso che si coltivino girasoli e che li si mandino in Mongolia per diventare giganteschi. La salvezza l'hanno cercata andando verso il cielo, ma la torre è crollata. L'hanno cercata con questo esperimento e l'hanno cercata sottoterra. Ma l'apocalisse sta arrivando. Tu lo sai, vero Zion? Non leggi forse il futuro?
Sì, ma non vedo oltre una certa porta verde. Oltre quella le mie visioni si fermano. Oltre vedo solo una grande nebbia, pioggia rossa, fuoco, lava, sofferenza e urla. È l'ultima cosa che vedo, poi è buio, forse la mia morte. Dopo ogni impero segue il caos, è inevitabile. Non esistono utopie e ogni nazione deve fare dei sacrifici per un bene superiore. È solo dalla distruzione ed il caos del vecchio che nasce il nuovo ordine. Il caos non è un baratro in cui precipitare. Il caos è una scala. Disse Mios. Andiamo via. Siamo ancora in tempo per non subirne gli effetti, disse Zion. I due, alla fine, se ne andarono. Io mi sono sdraiato per terra, in mezzo all'erba. Sono rimasto per ore, secondi, mesi, giorni, minuti immobile, mezzo addormentato, a contemplare il resto dell'eternità che avrei passato bloccato in questo cerchio. Oltre, il mondo è ricoperto da una nebbia fitta, e so che, oltre, il tempo scorre rapido, verso il declino inevitabile dell'esistente. Se qualcuno si avvicina al cerchio, io gli urlo di andarsene via, gli tiro addosso le pietre e faccio il pazzo fino a spaventarlo. Uso i teschi e i bastoni per renderlo un luogo spettrale. Nessuno deve entrare qui dentro, perché nessun altro subisca le orribili torture di questo luogo. Io sarò l'ultimo umano a pagare questa maledizione, a vivere in eterno. Questo è il premio che ottengo per il sacrificio antico. Un premio che diventa la mia punizione. Sento che la mia coscienza muore lentamente ogni secondo che passa. Sento che mi svuoto di me stesso. Divento un automa, ripetendo sempre gli stessi gesti, chiuso nella mia gabbia, per l'eternità, a guardare bastoni, teschi e bambole. Sempre. Si ringrazia Big Rufus Art per i disegni esclusivi che avete visto in questa storia e vi invito a visitare il suo Instagram in descrizione. Si ringrazia anche Zergantis per aver doppiato il video e vi invito a visitare il suo canale in descrizione. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio TP, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio dei premi. In descrizione trovate anche il mio libro e le magliette. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a mettere mi piace e ad iscriverti al canale. Questo è il 500° video che pubblico sul canale. Ci sono alcuni video privati, riservati ai Patreon o cancellati, e rappresenta un grande traguardo personale per me e un grande successo per noi come community. Vi ringrazio per tutto il supporto che mi avete dato, in ogni sua forma, dalla visualizzazione senza adblock alla grossa donazione, passando per la difesa su YouTube, per il supporto con le proprie abilità di disegnatore o di musicista e tutto il resto. Grazie a tutti voi, e mi auguro di portarvi altri 500 video che troverete profondi, o ancor meglio altre 500 storie horror tra gli ancor più numerosi video che vi porterò. Ci vediamo al prossimo.